from a different star Flying over streets and our broken hearts But they can even touch us We found a different beat Paradise is waiting and we bought the lead Oh, getting caught in the mist is a many that never get out dai hai dovuto fare la scena di Conan the ma questa non è la cafona, questa è la cammellona la cafona! Le vedi c'è la roba come il cammello ma i tre è... va di più si deve andare su tre. poi cambia marcia perché la marcia su cui sei in vanasema. Vai, lascia a tre e cambia marcia, se non va! Ma da lì che sfondi te? Nemmeno meno fotonovi sti sfondi video! Su MISILE! Come va? No, tanto ero. Come va? Non si vede spaventoso. 48. <ride> Ora vediamo se si, avventa, si va piano, eh. 48 allora. Prima velocità io metto il 7. Sì, ma, man mano che pedali vai, cammina marcia. Non è una bicicletta normale. Perché sennò no lì stai dietro, eh. E allora, eccoci qua, finalmente con una Nilux. Allora, voglio fare una premessa. Le Nilux di solito per me faceva mezzi giocattoli, mezzi da bambino. Non faceva mezzi su cui andare ed essere anche una persona di 100 kg. Per cui io non l'ho mai presa troppo in considerazione. Ma questa bicicletta era un po' che ci avevo messo gli occhi perché effettivamente mi piaceva anche. E quindi ero curioso di provarla. Quando il cliente è venuto con la Nilox e mi ha detto vorrei modificarla. Non ho perso tempo. e Ho detto ok, mettiamoci le mani. Prerogative del cliente per questa bicicletta che andrete a vedere era far durare di più la batteria perché durava troppo poco. Ma abbiamo un problema, la batteria della Nilox è veramente molto... Molto piccola. Per cui non potevamo mettere più celle all'interno. Eh, quindi rendeva tutto abbastanza difficile aumentarli notevolmente l'autonomia, mantenendo tutto lì. Allora, l'idea che ci è venuta è di portare il 36 V a 48 volts Per cui quello che vedrete in questo video è come abbiamo modificato il 36 al 48V all'interno della Minox. Altra cosa che poi mi chiedeva il cliente è avere un pochettino più di velocità, un pochettino più di spunto. Per cui voleva più autonomia, più velocità, più spunto. Senza però andare a toccare troppo quella batteria. Diventava una cosina abbastanza complicata. E allora vi faccio vedere tutte le procedure che abbiamo fatto per ottenere quello che abbiamo ottenuto. Quindi, ecco. Bene, ora sapete che io sono brutto e cattivo e per prima cosa ho smontato le componenti originali. Infatti, come qualcuno di voi ha detto, io sono talmente brutto e cattivo che me le trattengo, ma non le trattengo per vendita, me le trattengo fermo restando che faccio sempre due preventivi, trattenendo i pezzi e non trattenendo i pezzi, per cui se me li trattengo è perché qualcuno ha firmato eh, per trattenere i pezzi e quindi me li hanno lasciati. Eh, su questi pezzi io vado a fare scopo didattico, non è che me li rivendo, che dico «Ehi, ho qua giù una centralina e un display Nilox, chi li vuole acquistare? Usati del cliente, segnano già i chilometri, ma mm, mm, tenuti bene, eh!» No, io li tengo per scopo didattico, proprio per imparare cose che magari lì per lì non ero riuscito a vedere. E la prima cosa che vediamo nel display è questa scrittina che troviamo qua giù, sì, bellissimo, è questa scrittina che troviamo qua giù, ovvero 25 km/h, si vede male, giro la fotocamera così si vede. Come vedete nel display viene riportato 5 pin, 20 della ruota e poi 25 km/h, quindi non è una certezza, giro la fotocamera. Quindi non è una certezza, ma molto spesso quando troviamo la scrittina così sono già stati bloccati tutti i parametri da, eh, via software, infatti sono stati riportati dietro. Quindi è molto molto probabile che non si possa andare a sbloccare. Ora nello specifico non ne sono nemmeno sicuro, magari dopo facciamo una prova. Una cosa che potremmo provare a fare è cambiare la circonferenza, di solito mettendola più piccola la bicicletta va più veloce perché deve raggiungere gli stessi 25 km/h e ci mette di più a farlo. Per cui una prova che si potrebbe fare sarebbe appunto di cambiare il raggio e metterlo... Piccolo potrebbe funzionare, non lo so. Adesso la vado a provare così guardiamo tutto. Fatto sta che questa centralina non, non potevo garantire fosse in grado di reggere i 25 km. Eh sì, ce cioè la i 48 volts che eh, gli avrei dato di alimentazione al posto dei 36. Adesso la apriamo insieme e vediamo se invece avrebbe retto non avrebbe retto. Quindi qua giù abbiamo la centralina della Nilox, come vedete l'anno di produzione 2021 gennaio, quindi anche abbastanza recente, è una 36V, 13A massimi, ma in realtà eh, relativi sono 7, quindi un pochettino più bassi. Abbiamo le varie alimentazioni, display eccetera eccetera. Se qualcuno di voi si chiedeva se si può mettere l'acceleratore a questa bicicletta, assolutamente sì, perché vedo che è già predisposta. Infatti qui abbiamo due cavi. Come vedete, uno di questi due è il sensore pedalata, uno dei due è l'acceleratore. Credo che il blu sia sensore pedalata e il verde acceleratore, ma non ne sono sicuro, adesso lo, lo andiamo a vedere insieme. Tenere il tutto con una mano è particolarmente difficile, ma ci proviamo. Questa è la centralina, ripeto, originale della Nilox, che adesso andiamo a vedere più da vicino. Oh, allora, a vedere dal voltaggio del condensatore 63V, credo che in effetti possa reggere anche il 48 volts. Cosa che mi piace moltissimo, questi step down che mh, probabilmente sono per gestire le luci, credo che infatti vadano alle luci, è eh, ottimo perché sono degli step down che possiamo prendere, li recupero e li riuserò sicuramente per qualcos'altro. Perché appunto sono in grado di gestire almeno il 36V e mandarlo al voltaggio delle luci, che credo sia 6V se non sbaglio. Nella parte dietro non ci sono riportate scrittine, peccato perché a me piacciono tanto le scrittine, soprattutto quelle in cinese o in inglese. Mi piacciono, mi piacciono molto. Ma davanti invece qualcosa è riportato. Infatti sul verde è riportato un bel TS. Ora il TS molto spesso sta per l'acceleratore, quindi in realtà credo che il verde sia l'acceleratore e il blu il sensore di pedalata assistita. Mm, esattamente il contrario di quello che avevo detto prima o come avevo detto prima? Non ricordo, vabbè. Comunque il verde dovrebbe essere l'acceleratore perché c'è un bel TS. Se non avete il connettore vi potete comunque sia collegare al TS all'interno della centralina. Bene, quindi forse, e dico forse, perché la bicicletta che ho ricevuto io qua giù non era eh, spacchettata, nuova, ma era utilizzata dal cliente, quindi magari il cliente aveva già fatto alcune modifiche. Quindi rimaniamo nel forse. Forse questa centralina poteva anche essere eh, alimentata a 48V, ma rimaneva di fatto che il display molto probabilmente era bloccato eh, a livello software, quindi c'è poco da farci, o c'è il software, il codice. Del, per entrare nel display e parlare con il display, e non sto parlando del codicino che trovi online, ma sto parlando proprio del computer, della periferica, dell'STM32 da caricarci sopra. Insomma, o avevi qualcosa di questo genere, oppure era molto difficile andarli a sbloccare, tutta questa velocità massima in più, e inoltre rimaneva sempre un dato di fatto, l'autonomia in più. Molto, molto difficile, insomma, da gestire entrambe le cose. Quindi. Cosa abbiamo fatto? Beh, molto semplice, la prima cosa che abbiamo fatto è stata aprire la batteria, ora non è quella della Nilox ma vi fa intuire la dimensione che è abbastanza analoga. La batteria qui dentro, quella che ci poteva entrare, era veramente molto molto piccola, per cui non potevamo fare molto. Ora, in effetti, una volta aperta, abbiamo visto che in effetti c'erano alcuni buchi vuoti in mezzo alle pile, quindi effettivamente avremmo potuto aggiungere delle pile. Sì, però questo si poteva fare se la batteria era nuovissima. In realtà il cliente l'aveva usata, quindi non era proprio proprio nuova, per cui aggiungere delle pile poteva essere molto molto rischioso, quindi abbiamo dovuto Agire in una maniera differente. Aumentare delle pile all'interno avrebbe voluto dire aumentare la capacità massima. Quindi sì, l'autonomia, ma non le prestazioni. Quindi anche qui non eravamo sulla buona strada. L'unica cosa che potevamo fare era aggiungere alcune batterie. Quindi, una volta testata la batteria, fatta i dovuti test, visto quanto durava e tutto quanto, abbiamo pensato di aggiungere una piccola batteria, una 3S quindi 12V per intendersi, ma di capacità abbastanza grossa, una 12A. Messa in serie la batteria, quindi avevamo raggiunto 48 volts in questa maniera. Ok, avevamo il voltaggio, ma poi, cos'altro si poteva fare adesso? Avevamo i 48 volts, fammi girati, finalmente, uh, ce l'abbiamo fatta. Ma l'altra cosa che dovevamo fare era cambiare tutto quanto quello che si poteva fare per cambiare le prestazioni. Ora, come ho detto in altri video, sicuramente ci sono metodi più semplici, più facili, più economici per fare quello che abbiamo fatto, ma qua giù purtroppo siamo un laboratorio e purtroppo per la legge italiana dobbiamo dare questa, mannaggia, un anno di garanzia minimo. Su quello che facciamo, per cui ho deciso di andare a sostituire la centralina e il display con un'altra centralina e un altro display alimentato appunto a 48 volts. Quindi è aumentata la batteria da 36 a 48 volts. Quindi è aumentata, e cambiata la centralina da 36 a 48 volts, cambiato il display, è cambiato sì, i sensori tutto quanto. Sempre per quanto riguarda questa normativa del cavolo, che deve avere la garanzia, per cui ho dovuto cambiare tutto quanto per garantirlo per un anno. Ma basta? Basta così? Il motore bastava così? I freni bastavano così? Assolutamente sì, perché come ho detto in altri miei video, bisogna sempre considerare una base di partenza. E il cliente aveva già cambiato i freni, aveva già montato quelli dell'Highsteck, che sono i freni a disco idromeccanici, ed erano più che sufficienti. Quindi non abbiamo agito sui freni, li aveva già cambiati il cliente, non erano quelli di serie. Eh, il motore era già molto molto prestante, gli abbiamo dato 20 ampere e ho visto che è retto benissimo, quindi l'abbiamo alimentato con oltre 1000 watt, gli abbiamo fatto dei test di temperatura. Ha Resistito perfettamente, per cui non c'era motivo per cui andare a cambiare anche il motore e aggiungere qualcosa al motore. Io l'ho provata, mi ci sono divertito veramente, veramente tanto perché essendo molto piccolina, molto compatta, sì, quella gobba sembra che l'abbiano tipo rincarcata su un muro e quindi non è esteticamente proprio bellissima. Sembra un cammello. Ma a parte questo, quando l'ho provata, il fatto che fosse così piccina, compatta era bella scattosa, bella ripartiva. Sì, poi il cliente all'inizio aveva montato la forcella al contrario. Quindi, effettivamente era un po' instabile, ma una volta montata la forcella nella maniera dritta, idonea, era una bicicletta veramente, veramente molto, molto divertente. Bene, io a modificare questa bicicletta mi sono divertito veramente molto a provarla, mi sono divertito ancora di più e l'ho fatto provare un po' di ciclisti e meccanici, come avete visto, perché secondo me era davvero molto, molto carina, molto, molto scattosa. Molto, molto bella, mi è piaciuta, divertente. Vi ricordo, tuttavia, che le modifiche fatte a questo mezzo sono state richieste dal cliente in questa maniera, per cui qualora insomma, ci sono soluzioni differenti no, da fare su questo mezzo. Però, il cliente ci ha chiesto questo. Eh, ovviamente, se uno mi diceva ci un minuto, puoi portare, puoi chiudere tutto quel buco che c'è, metterci un'unica mega batteria e portarlo a 200 km h Probabilmente sì, sarebbe stato anche magari più divertente. Però. Il cliente in questione mi ha chiesto questo pacchettino. Questo pacchettino gli abbiamo fatto e secondo me è anche ben riuscito. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Noi ci vediamo alla prossima. Molto buongiorno.